ennesimo flash mob davanti al Palazzo Nuovo. Al grido "Unito non si svende", gli studenti universitari sono scesi in piazza per protestare contro l'apertura del Burger King di fianco a Palazzo Nuovo. Un flash mob è una raccolta firme per indire un incontro pubblico e ufficiale con il rettore e l'amministrazione, chiedendo di aprire un vero e proprio tavolo di discussione per rendere noti i termini del contratto stipulato con University Service Project, ovvero la ristrutturazione della palazzina Aldo Moro. L'università dovrà restituire i circa 50 milioni di spese di costruzione nell'arco di 29 anni, si legge nel volantino che hanno distribuito, ma solo una parte dell'edificio sarà dedicato alle attività universitarie. La restante parte dell'edificio, il 50%, sarà usata come parcheggio, il 24% come esercizi commerciali, rispettivamente per 99 e 29 anni, durante i quali USP avrà la gestione diretta dei locali e i proventi degli affitti. Inoltre, i manifestanti dichiarano che le decisioni sono state prese senza una riflessione pubblica condivisa con la comunità studentesca che si è ritrovata di fronte al progetto ultimato. Ciò che non piace agli studenti è l'idea che l'ingresso dei privati nell'università non porti a benefici economici e a migliori servizi per gli studenti, quanto piuttosto a costi complessivamente più elevati del percorso di studi. Ci riuniamo qui per il quarto giovedì di seguito e siamo qui anche per spiegarvi qual è l'appello che spero sottoscriveranno in tanti. Inutile dire che qui, di fronte all'apertura di attività commerciali private all'interno di una struttura universitaria, sono in molti gli studenti che in passato, anche recentemente, si sono organizzati per contestare la decisione prese dall'università sull'utilizzo dei soldi pubblici a sua disposizione. Ripetiamo nuovamente che chiediamo un incontro ufficiale con il rettore e con l'amministrazione universitaria per rendere noti i termini del contratto che è stato stipulato tra l'Università di Torino e la University Service Project nel 2006 e aprire un tavolo di discussione sugli accordi relativi alla palazzina Aldo Moro. Ripetiamo nuovamente che nel 2009 l'Università di Torino ha assegnato, attraverso la modalità Project Financing, a University Service Project SRL la costruzione della palazzina Aldo Moro. USP ha investito in prima battuta i 50 milioni necessari alla costruzione e manutenzione del complesso, importo che l'università sarà tenuta a restituire nell'arco di 29 anni. Tuttavia, una buona parte della superficie disponibile è affidata alla gestione diretta di USP. Il 14% della metratura sarà adibito ad uso commerciale e tenuto in gestione per 29 anni, mentre il 50% sarà destinato alla creazione di un parcheggio in gestione per 99 anni. Da questa attività USP potrà trarre un notevole profitto, anche grazie ai soldi versati dall'università. Le decisioni in merito al progetto Aldo Moro sono state prese senza una riflessione pubblica condivisa con la comunità studentesca, che si è trovata di fronte al progetto ultimato e non concorde con le esigenze della comunità universitaria. Come studenti, quindi, crediamo che i soldi pubblici di cui l'università dispone non debbano essere investiti per favorire interessi privati, ma per la creazione di spazi interamente pubblici, quali aule studio, lunch room e mense, a prezzi calmerati e accessibili. Ci rendiamo conto, come già ha ammesso lo stesso rettore, che questa situazione è frutto di anni di tagli alla spesa pubblica per l'istruzione. Tuttavia, riteniamo che sarebbe stato possibile anche in questo caso adottare strade diverse, ricorrendo a prestiti o investendo nella ristrutturazione di stabili non sfruttati già in possesso dell'università. Chiediamo pertanto all'università e alle istituzioni cittadine di mettere in discussione il progetto in corso e di aprire una riflessione condivisa sulla distribuzione delle risorse per l'istruzione. La nostra idea è quella che questi spazi, che ora sono occupati da multinazionali, che saranno ancora occupati da altri esercizi commerciali, vengano completamente riutilizzati per quelle che sono le esigenze degli studenti e non per quelle che sono le esigenze del profitto delle aziende private. Quindi ripeto che chiediamo al rettore, all'amministrazione universitaria, un incontro pubblico, prima di tutto perché è la quarta settimana che scendiamo in piazza, che facciamo un'azione partecipata,
sono 4 settimane che ci riuniamo in assemblea e il rettore le uniche dichiarazioni che ha fatto sono state quelle ai giornali in cui ha cercato di svincolarsi dicendo che i soldi l'Università di Torino non li riceve da Roma. Sappiamo benissimo che c'è un problema di fondi e di tagli, ma sappiamo anche che ci sono precise decisioni politiche attraverso cui i fondi devoluti all'istruzione vengono usati da parte del nostro governo. Quindi mettiamo in discussione questo tipo di politiche di privatizzazione e chiediamo un incontro con il rettore per proseguire qua la protesta a Torino. Attimi di tensione si sono registrati quando i manifestanti hanno visto alcuni buttafuori del Burger King fotografare gli studenti, subito sedata dalle forze dell'ordine. Per farci capire che anche oggi devono fare i conti con noi, che non possono fare il profitto e speculare sempre sugli studenti.